Ciao ragazzi, alle mie spalle praticamente è buio, oggi ho lavorato, montato un pochino di cose, quindi posso mettermi a girare in realtà solamente adesso questa puntata del meraviglioso Vlogmas della domenica, che sarà secondo me un mashup con cucina buttata, con l'unica differenza che abbiamo deciso di non preparare nulla. Non so bene com'è che faremo oggi. I miei ospiti sono oggi Gianmarco e Enrico. Sempre in mezzo alle... Ormai proprio ospiti fissi. E la nostra meravigliosa Beatrice, che si sta guardando gente che mangia. Sì, ma l'avevi messo te, quindi Beatrice, non dovevi dirlo questo. Forse sono pazzo, ma io amo vedere gente che mangia. E di lato soprattutto, in questi video mettono anche il conteggio delle calorie. È un piacere unico quello che provo. Io posso dire una cosa, c'è bello nel vedere una roba così. Cosa c'è del bello del vedere gente che mangia? Uno, ti fa venire fame. Due, ti dà soddisfazione, ma non stai mangiando davvero, quindi in realtà ti senti più leggero. Fa venire fame, quindi vai a mangiare. Nel senso, vedi che uno che mangia, se ti fa venire fame, ti sfondi di cibo, spendi soldi. Sarebbe bello nutrirsi delle loro emozioni o delle loro feci. Posso proporre una cosa? Vediamo. Hai fame, io scommetto. Tu no, non hai voglia di una merenda? Dobbiamo cucinare. Io propongo invece una cosa: prima mangiamo e poi decidiamo che cosa cucinare. Vabbè, mangiamo durante. Ho avuto l'idea. La domanda è: dolce o salato? Ok, dolce quindi. Io direi no, salato. Io salato. Dolce, abbiamo detto. Sei un despota. Ma dai, il Natale è dolce, non è salato. Che merda il Natale. Scusa Beatrice, chi ti ha invitata qui esattamente? Dai, cosa vuoi mangiare? Siamo in un momento molto molto importante a livello alimentare. Qual è stato il grande cambiamento che ad oggi si può definire proprio una pietra miliare della scoperta della cucina mondiale? La tua tecnica. Cioè, tu hai stravolto le leggi della cucina. Io dico effettivamente Gualtiero Marchesi. Il nostro Marchese potrebbe essere. Qual è l'invenzione che ha completamente stravolto le leggi della cucina? Il microonde. Non dirmi che è il microonde. Le sa tutte Enrico le risposte. Io ho dato la mia. Qual è la tua? La tua cucina. Ti ringrazio, che è molto vera come risposta. Io sinceramente non so cosa tu voglia che ti dica. I Nutella Biscuits. Ma che stai dicendo? Ma che ha stravolto? Ha stravolto completamente la cucina. Ma di che stai dicendo? Vuoi mangiare Nutella Biscuits per cucina buttata? Nessuno li trova i Nutella Biscuits in realtà. Cioè, se tu vai al supermercato non li trovi. Ragazzi, ho avuto l'idea. Non ero a fuoco. Scusate, adesso sono a fuoco. Ho avuto l'idea. Vuoi cucinarli? L'hai detto tu, non si trovano? Inizieremo a farli noi. Cioè, vuoi fare le scarpe alla Nutella? No. Voglio fare la scarpetta nella Nutella. Adesso si va a comprare sia gli ingredienti per farli che i Nutella Biscuits. Non si trovano. Vabbè, vediamo se si trovano. Domanda, chi ci va? No, Enrico, no. Vai a prendere. No, io devo, c'ho da fare. Non so benissimo. Gianmarco, mi spiace, c'ho da fare. Beatrice, tu che sei l'ospite, appena arrivata. Assolutamente no. Dai. No, propongo una cosa democratica. No, 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 io già aspetta, dico di no. La cosa democratica è ci va Enrico. Ma come? Ma chi vota perché ci vado Enrico? Io. Io. Ok, la maggioranza. Facciamo così, vado io e tu lavori. Perfetto, non ci vai Enrico. Facciamo estrazione. Vai. La sorte. Vado a preparare tutto quanto. Sì, non barare, eh. No, ti pare che baro. Che stai preparando? No, voglio controllare. Bariamo. Niente, non ci vogliamo Gianmarco. Aspetta, devi dire non barare. Non barare, eh. Non voglio controllo. Barare. Ma come vuoi fare l'estrazione? Allora, facciamo quei biglietti. Ah, classica. Guarda che c'è stato il video, video. Sono contento di punirlo. Ragazzi, tranquilli, controllo io, eh. E quello lo sappiamo tutti come fa. A me non piace questo strano sotterfugio in cucina, ve lo dico, eh. Spero che non ci siano quattro Gianmarco nel... No, poi in caso controlli e mandi a monte tutto. Va bene. Quanto sei lento a fa sti bigliettini. Un secondo, li piega bene. Pescami uno. Azzardiamo. Vai. Ok, pronto. Chi è? Già. Pareva onesto, onesto. Sei uno stregone. Non lo so, qua c'è stata una manipolazione. Beatrice, inquietante. Guglielmo, Enrico. Vabbè, dai, vado. Sì, del panetto. Uomo sono io, senza mai. Ce l'hai questa Enrico.
sacco di virtù. Guglielmo, ma è eterna questa ricetta? Cioè, ti io se li trovo veri prendo quelli e basta. Prendi veri, sì. E poi ti parli tu alle persone che la domenica non hanno avuto il format preferito dagli italiani. Ma fai tipo un castello di Nutella Biscuits. È più facile che noi. Guarda, che non scampi dal supermercato. Cioè devi no, no, ma io ci vado, però. Maledetti. Ma guarda, inizio a segnarteli. Per fortuna è stato sciocco. Oi Gianni. Si sente? Sta squillando. Gianni. Oi. Ma sei all'interno di un bagno, si sente un'eco assurda. Oi Gianni. Morto. Gianni. Tutto bene. Non prende qua su. Pronto? Pronto? Oi, dimmi. Non ci stanno. Hai presente la lista che ti ho mandato? Cane che abbaglia al supermercato. Ma sei uscito? Sei in cassa. Pronto? Hai presente la lista della spesa che ti ho mandato? Prendo queste quindi. Prendi quelle cose. A tra poco. Va bene. A tra poco. Dai, arrivo. Ma è già salito sul balcone. Tornato. Salve. Tu lavora, ti preparerò una merenda deliziosa. Posso aprirla? No. La farina di nocciole non c'era. Noi dovremmo frullarle e mischiarla alla farina. Penso sia un processo giusto, no? Questa iniziativa che ti ha detto. Ah, gu. Darmelo. So chi non mangerà. È rovinato completamente. Dai, va bene. No! Bellissimo. Io ho visto che stavi per scattare. Buono il brutto. Sono stato proprio velocissimo. Lui sarebbe morto. Senza contare che vorrei far vedere il mio dito perfettamente pulito. No, l'ho già leccato lo il so. Mio dito. Ho visto che tu sei entrato fino al polso. Allora, mentre Enrico monta, io farò le feci. Le feci del videomaker. Ok, vediamo allora. Chi tremola di meno. Ok. Mettiamoci il grembiule però, dai. Il vlogmas. Ti manco in cucina buttata, metti il grembiule ormai. Mettiamo un grembiule natalizio. Cioè? Eccoci. Funziona. Io ho il terrore di prendere fuoco da un momento all'altro. O comunque di rimanere fulminato da questa cosa. Però... Non fatelo a casa. Tu sei attaccato proprio... Alla corrente. È il vlogmas. Iniziamo a cucinare. Basta. 100 grammi di zucchero, mi raccomando ragazzi, in pasticceria bisogna essere assolutamente precisissimi. Quindi saranno 100 tondi. 100. Oddio, che sa? Beh, è bucato. Ma quant'è? Guglielmo, non vedi? Vabbè. Precisissimi. 100, guarda di nuovo. Ecco. Hai ragione. 100. Vanno messi qua dentro. Perché hai aperto già la Nutella, che è l'ultimo procedimento? Perché questo qui è quanto tu bruci per farli. Stimola fa la ricetta. Sei stimolato ora? Tu sei un grande fan di quel prodotto, eh? Io sono un grande maiale. 150 grammi di burro freddo di frigo a tocchetti. Vai. Il nostro caro parente preistorico. E dico un diretto discendente di dinosauri. Avete presente? Di quale razza secondo te? Secondo me un brontosauro. Bravo. Grandi. Bravo, bravo. Lenti. Enrico, alzati. Una punta di vanillina. Ma perché la Nutella non ci manda niente? No, non puoi fare questa lamentela. No, la Nutella ci ha mandato in passato Nutella Biscuits appena sono usciti. Però, Nutella, perché non possiamo essere più generosi? Cosa vorresti? 50 kg di Nutella e 1000 Nutella Biscuits. Mamma mia, sai quanto diventi Jack felice. Black veramente a quel punto, eh? Sai quanto divento felice? Il tuo padre diventa meno felice. A me va bene anche la Ferrero. Ragazzi, a me va bene chiunque sia disposto a farmi magnà. Aggiungiamo un uovo. Pam. Guglielmo, tu sei un porco, veramente. Ora nocciola in Nutella. Ma sono perso. Ho perso. L'ho persa. Tu sei un maledetto. Eccola. Per fare la farina, mettiamo 50 grammi di nocciole dentro un sacchetto. A terra. No, vabbè. No, Guglielmo.
49 50 pazzesco. La stai facendo? Schiacciala, saliamoci in piedi. Ma come? Oh, il peso umano. Te l'ho raccontata la storia di uno chef con cui lavoravo. Che cucina coi piedi? Un cliente molto antipatico gli entrò in cucina e gli disse: sbrigati, fammi un petto di pollo che ho fretta, bello fino per favore. Lui gli disse: ok. Appena è uscito il cliente dalla cucina, ha preso il petto di pollo dal frigo, lo vuoi bello fino, lo sbatte per terra e lo comincia a calpestare come tu hai fatto con... Ma così a secco? Certo. Preso e poi gliel'ha fatto mangiare? Sì, se l'è mangiato. Mai trattare male i cuochi. Non puoi sapere che cosa faranno di illegale, di non probabile. Bisogna macinare la farina con le lame in modo da essere sicuri di avere una bella farina. E poi riaggiungiamo tutti gli ingredienti. Ecco, così va bene. Ragazzi, salgo io. Sta facendo bene, chef Bebba? Sì, Bob è veramente venuto a salvarci. A questa roba qui aggiungiamo quello di prima. Impressionante. Lo so. Cioè, con la farina non è facile. Invece per me è un gioco da ragazzi. E ora, se non sbaglio, abbiamo finito la roba per l'impasto. Credo di sì. Devi aspettare praticamente che diventi un panetto. È molto sudato, stranissima. Vabbè, è normale perché sono le nocciole. È vero, sono le nocciole che stanno sudando. In frigo per 40 minuti. E che famo adesso? Qualcosa. Ci digeriremo lo stomaco. Lo so, sono il grande benefattore di questo vlogmas. Allora, un bel supplietto lo vuoi per caso? Sì. Quanti ce ne fanno? Tre. Siamo uno e mezzo. Uno e mezzo. A Gu non l'ho contato per il supplietto. Come non l'hai contato? Sì, che ti ho contato. Insomma, non ci si lamenta. Io vorrei assaggiare questa. Questo succede a fare le riprese mentre si mangia. Ma che è? Patate. Ma prendila, ma perché? Ma ragazzi, ma guarda. Non me va, tanto è casa tua. Che schifo. A me piace guardare gente che mangia mentre mangio. Ma guarda che se sta a mangiare questa. Può essere un'ottima dieta. Tu mangi tipo un'insalata mentre vedi questo che si sfonda e pensi di mangiare quella roba lì. Vuoi provarlo? Tu calcola che io una volta mi sono visto uno che mangiava queste specie di gambe di granchio. Quindi calcola che era una cosa grossa così con la zampetta alla fine. E questa qua aveva una ciotola di fonduta di formaggio davanti. Quindi... e poi tipo succhiava tutto quanto, ritirava fuori e mordeva solo alla fine. Cioè, sto dando l'idea. Sto dando l'idea del disco. È uscito buono? È durissimo. E ti vuoi rimettere il tuo grembiule? No, devo stendere a questo punto il biscotto. 4 mm? Nel video lo dice. Non mi interessa, noi dobbiamo andare a occhio nostro. Secondo me è così. 4 mm forse. Ma perché l'ho detto io? I biscotti secondo me verranno un pochino più grandi. Verranno dei biscottoni. Pizze. Delle grandi pizze. Togliamo 2/3. Oddio, no. Ho capito già che questo coso non è buono. No, c'è solo una cosa da fare. Pregare. Arma segreta. Staccante a spruzzo. Sto facendo i cerchi. Ok, ho sbagliato tutto. Stai per sprecare tutto l'impasto. L'idea è, prendiamo un po'. E ce lo formi dentro. Allora, quella è una mattonella. Questo è il meglio che siamo riusciti a ottenere, ragazzi. Bisogna metterli un po' in frigo. Ci vediamo fra 20 minuti. Ti prego, tira fuori quindi. Sono allergico alle attese. Inforniamo per 15 minuti. Quanto deve essere? 180 gradi? No, 150. Sì, erano 180, vabbè, dai. Vai, freghiamocene. Partito. Stendiamo la frolla, l'altra nel frattempo. Stendiamo un velo pietoso. Prego. Commentate tutti dicendo: Gianmarco non si lancia il cibo. È lei il diametro giusto. Perché chiaramente tu non hai un anello più piccolo. Oh, chiaramente mi sto improvvisando in tutto. Perfetti. Caspita. Comunque secondo me verranno bene. Cioè, te non hai fatto nulla sostanzialmente in questa ricetta. Perché? Questo chi la sta facendo? Ma ha frullato il robot da cucina. Ah, quindi ha fatto il robot da cucina. Sì. Quindi quando Michael Schumacher vinceva Formula 1, Valentino Rossi con la sua moto andava, ha fatto tutta la moto. No, non ho detto questo. Beh, cosa puoi fare col pennello? Ti faccio vedere a breve, ma ti voglio tenere sulle spine. Vediamo cosa si inventa Van Gogh. Cacao. No. Ah, un cuore tipico dei Nutella Biscuit. Un pochino approssimativi questi cuori. Sì, quella è addirittura una X. Te prego, state fermi così. Quella panna è scaduta.
Ciao. Ah, ecco perché certo, tu hai, non l'hai messo a 180 gradi. Ah, è vero. Vabbè, gli sto dando altri 6 minuti. Io sento l'olio bruciato. No, io di cotto. Vanno bene? Sì, perfetto. Sono dorati. Io non ho mai visto oro così nemmeno nel collo di Cleopatra. Allora, forse il collo di Cleopatra era leggermente più orato. È arrivato il momento dove vedremo se il tuo, come si chiama quel prodotto? Staccante a spruzzo ha funzionato. Il tuo staccante funziona, funziona sempre, secondo me. Ah vabbè. La mia proposta è quella di iniziare a farcirli adesso che sono ancora caldi, in modo che, capito, la Nutella si intiepidisce. Stende bene. Che poi a telecamere spente ci ho aiutato, eh. No, a telecamere spente è proprio arrivato a un certo punto. È arrivato Marchesi a... Esatto, a darti una mano. A far sta me. No, con tutto il rispetto per Marchesi, eh. No, non bestemmiare. Non sto dicendo che... Grande Marchesi. Anche semplicemente nominarlo in un video di cucina buttata è una bestemmia. Ma lui è uno forte del settore, eh. Ma secondo me... Era. Aspetta. Com'era? Ma era simpatico o antipatico come chef? Cioè era uno chef buono? Tu che l'hai conosciuto? No, perché ormai gli chef sembrano tutti quanti incazzati neri. Vabbè, ma perché era uno chef da televisione? No. No! E quindi non si può conoscere mica come Cracco e questi qua che ormai... Cracco era allievo di Marchesi. Ah, Marchesi gli diceva che non sapeva cucinare. No, non gli diceva proprio questo, gli diceva che gli mancava un osso della mano perché era impreciso, no? Per... Quindi stai dicendo che Cracco è scarso? In confronto a Marchesi sicuramente. C'è può stare. Questo dissing a Cracco come lo è? Ma poverino! Ho visto comunque cose peggiori davvero. Guglielmo, ma perché sei così autocritico? Sono biscotti alla Nutella. Cioè, ricordiamoci anche che quest'anno l'Amazzonia ha bruciato, si sono distrutti i ghiacciai, siamo in un momento di allarme clima. Se ti stai preoccupando di come sono venuti i miei biscotti... Vogliamo diventare un po' stili sul tuo canale? Un po' cattivi? Sì. Se a te non piace questo video, non me ne frega niente. Bravo. Ostilissimo. Il rumore della salvezza. Il rumore della felicità. No. No, non ci credo. Te lo giuro. Altri 5 minuti. Oh, che devo fare? Che è colpa mia? Non lo è. Non lo è. Anzi, voglio dire che non me ne frega niente. Tu aspetti. E se tu stai guardando questo video, aspetterai altri minuti. Sai perché? Perché ti piace questo video. E pensi che non ti stia piacendo? E invece ti piace. Metti un pollice in su. Se lo metti in giù, ti vengo a prendere a pugni. Cioè, è notte. E io sto in mezzo a una fogna. Tirali fuori. Io come sono vanno anche fuori. Anche se sono crudi. Anche sì. Se è farina e burro. Perfetti. Ah, perfetto. Un po' troppo grossi. Un bucio di c***o per farne 6. Tutto sto tempo per fare 2 biscotti. Pure brutti. No, ma non puoi. No, no, ma che vuole questo? Aspetta che si raffreddi un secondo. Guarda come guarda è calato a gambe tese. Sia male. No, no, te lo mangi te. Ma lascialo! Sto cercando di... Ma perché l'hai toccato? Cioè, questo in un minuto ha fatto i danni. E poi non si chiede perché vi siete istinti. Tan 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 tan. Va bene. Mazza, devi prima a buttarlo nel cesso e scaricare. C'entra niente con Nutella biscuit. Sono riuscito a fare una cosa, una modella che fa schifo. No, no, sono buoni, sono buoni. Non buoni? Non c'entrano un cacchio. Consistenza croccante. Identici a me. Posso dire una cosa, mentre dico se ne mangio un altro? Se ne andiamo via a casa. Buonanotte, ragazzi, io sono morto. Basta. Ci vediamo domani con un altro. Cazzo. Vabbè, lascia per terra, ci penso Guglielmo. Dai, a casa sua. No, ma si è appiccicato al tavolo, mi sa. Figlio tu, Enrico. Ci vediamo domani con un altro vlogmas. Ciao, ragazzi. Che entusiasmo. Ci vediamo domani con un altro vlogmas, ragazzi. Mi si è impastata la bocca.